Buongiorno, eccoci qua, si parte allora. Oggi ritrovino con gli amici di Motomappa, andiamo a fare una traccia di bitume enduro a cavallo fra Lazio e Umbria. Siamo un bel gruppetto, siamo 8 motorette, perciò tanta roba. Quindi sarà un bel giretto di circa 370 km, se non ricordo male. Tutte strade secondarie. Le strade di bitume enduro sono praticamente quelle strade che i velocisti non frequentano. Non frequentano perché non si piega ad alte velocità. Sono strade da godersi il panorama, da andare a scoprire luoghi un po' meno conosciuti. Perciò questo è il bitume enduro che andiamo a fare oggi. Siamo passati poco fa da Narni, veramente carina Narni, non avevo la videocamera montata e me ne sono veramente pentito. Comunque veramente bellina, da visitare Narni sinceramente. E adesso partiamo con questa traccia, si entra nel vivo, ci siamo fatti 3 ore di autostrada che mamma mia, non se ne poteva più veramente. E si comincia con i panorami. Non so che cosa sia quella montagna lì. Siamo praticamente nei territori della Sabina. E guardate che bellezza. San Lorenzo Colle Tarocco. You can dream in color, but I've been living gray. But ever since we have shed a cover, all my pictures saturate. And now I won't. O questo? No. Siamo alle Rocchette, siamo a Rocchette. Guardate lo spettacolo. Oh, oh, molto carino qui. Accidenti. Qui c'è quella rocca diroccata, diciamo così. Questo è dove ti porta il bitume enduro. Nei paesini, nei borghetti. Quelli belli anche, po' conosciuti, e noi oggi ne passeremo diversi, eh. Mamma mia, ma quanti borghi arroccati ci sono. Questa è Casperia. Guardate carino. Qui siamo a Poggio Mirteto. Siamo fermati a mangiare. E ora si riparte praticamente. Ah yeah! Guardate che spettacolo, è carinissimo questo posto. Poi non costa niente, abbiamo mangiato qui, il caffè costa 1 euro. È un bitume enduro, un po' meno bitume enduro, perché hanno asfaltato nuovo praticamente. Bella strada comunque, eh? Siamo appena usciti da Poggio Mirteto, se non ricordo male il nome. C'erano le arance ragazzi, c'erano gli alberi di aranci, spettacolare. Sarà perché è un paesino caldo? Non lo so. Tra l'altro qui in questa zona, nelle terre di Sabina, ci fanno anche l'olio extravergine. Ecco gli ulivi delle terre di Sabina. Questi panorami hanno una somiglianza, non saprei. Forse è troppo paragonarli, però hanno un qualcosa, non so, forse di Crete Senesi, ma non vorrei dire una minchiata. In alcuni tratti mi sembra di essere in Puglia, io sono per metà pugliese, in alcuni tratti mi sembra di essere in Puglia veramente. Tra l'altro prima c'era anche una grandissima pianta di fichi d'India. Persi nel mezzo alle frasche, questa è la vera strada bitume enduro. Fa un gran caldo, altro che.
28 gradi, ma prima c'erano anche 29 e mezzo. Qui se ci passi alla macchina, tu duri fatica però, eh? Dove andai, Kiddo? Dove sia? Aspetta, fammi chiudere, dammi a battere. Dove cazzo si va? Mi da basta la testa, maremma bestia. Quando si infila, oh, in casa la gente? Io non ci voglio credere. Come le andavi? Dai, oh, appena vedo un buco di culo, lui si tira. Eh? La strada giusta era quella di là. La parete che si è qua. E andavano giù? No, non ho capito se mi ha detto rimani qui, aspetta gli altri, se mi ha detto aspetta, vado a vedere. E poi perché lui mi ha chiamato e ha detto è giusta, venire giù. Ah, l'ha già detto? Sì. In esplorazione. Praticamente siamo passati in casa alla gente. Spettacolo, guardate qua. Guardate il panorama c'è qui. La terra delle Sabine, della Sabina anzi. Qui Borgoli che cos'è? Boh. A saperlo, eh? Numero uno, eh? Senti come gira. C'è la diga e il lago del Salto. Questo dovrebbe essere il lago del Salto. Che bello! Se venite in questa zona arrivate qui al panorama perché è veramente strepitoso. Merita fare un chilometro e mezzo forse. E adesso passiamo da Castel di Tora. Eccolo! Guarda, è bello! No, ma bello! Accidenti! Andrebbe fatto l'aperitivo, per fare una cosa fatta bene, anche se è un po' presto però. Guardate lassù, mamma mia! Pieno, pieno, pieno di borghi. In culo al mondo praticamente. Ma è su bello, eh? Real Bitumenduro. Cazzo di posti, ma guardate!
qui che ci fanno? Siamo a 1000 metri quasi. No, guarda là. Vorrei vedere. Spettacolo. Eccoci a Rieti. Ora direzione albergo, perché siamo veramente stanchissimi. È dalle 8 di stamattina che siamo in giro. Sono le 6:30. Non ci siamo mai fermati, praticamente solo un panino. Super veloce. Eccoci, buongiorno, secondo giorno di questa bitume enduro in Lazio, Umbria. Stiamo attaccando il Terminillo praticamente, saliamo su al Terminillo, poi facciamo il Sella Leonessa. Ieri sera siamo arrivati praticamente a Rieti, a 4,5 km da Rieti, abbiamo dormito in un albergo, siamo stati veramente benissimo, abbiamo mangiato da 20. Siamo stati veramente bene. Albergo da Valerio, che fanno soprattutto ristorazione, si mangia sia pesce che carne e si mangia veramente bene. Era un posto tipico anni 80, però veramente valido, era strapieno di gente a mangiare, evidentemente, come ho detto, la gente sa che lì si mangia bene, ne passa veramente la pena. Spesa, abbiamo speso praticamente mezza pensione, colazione, cena e un aperitivino anche, 88 euro, perciò direi molto valido. Niente, vi lascio la strada, Terminillo, Sella Leonessa e poi avanti. Oh, panorama. Siamo già a 1500 metri quasi, la giuccia Rieti. Molto bella questa strada, ragazzi. Asfalto spettacolare. Tenuto molto bene, mi sembra. Bella, bella. Terminillo, Campo Forogna. Questa sembra sia un obelisco fatto dal duce, non vedo nessuna descrizione al momento. Qui sono le piste da sci, dove praticamente non nevica più da anni, purtroppo. Questo mi sarà un bel complesso alberghiero, No, guardate che panorama c'è laggiù, che visuale c'è. Spettacolo, guarda là. Lassù, spettacolo. Ah, io vorrei essere in moto sempre in posti così. Che bello, ragazzi, che spettacolo, guardate là. Guarda che giri gogoli di curve c'è, Caught behind the Venetian blinds, out to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. Guardate là, che curvine. What I thought was
non hanno mai indovinato le previsioni in questi ultimi fine settimana, oggi sta a vederle, hanno indovinate, eh? Hanno dato pioggia verso le 10 qui in questa zona, adesso ha cominciato a fare due gocce, porca miseria, ne andasse bene uno, oh. Quello lì dovrebbe essere il borgo di San Mamiliano. Ci sarebbe da passare una settimana a fare questo giro, non due giorni, perché veramente ci sono talmente tanti borghi che abbiamo passato. Sarebbe stato da fermarsi, non dico con tutti, ma quasi, a visitarli, perché sono veramente spettacolari, sono veramente belli secondo me da vedere dentro. Purtroppo non abbiamo il tempo e allora ci accontentiamo di vederli da fuori. Poi insomma questa strada è veramente bella, non è trafficata per nulla, prima c'era un panorama molto aperto, molto molto bello, si vedeva tutto il borgo di Reazzano, adesso questo, no vale la pena. Ieri abbiamo trovato un pezzo di strada, forse il finale prima di arrivare in albergo, che era un po' più scassata, più del solito. Abbiamo trovato anche dei pezzetti di ghiaino, di sterratino, tipo strada bianca, però tutta roba fattibile, insomma. Io adesso ho delle gomme trail, non è che ho chissà che gomme, e fatte tranquillamente, insomma, senza nessun tipo di problema. Però bello, bel percorso. Sono pentito perché non avevo la GoPro quando siamo entrati a Narni, perché l'ingresso a Narni con la porta d'ingresso proprio tutta in pietra è favolosa. Da qui scendiamo verso la cascata delle Marmore, Colle Statte. Questo che vedete alla vostra sinistra è il borgo di Colle Statte. Ecco a voi la cascata delle Marmore in tutta la sua imponenza e potenza. Guardate là che getto e c'ha, boia della miseria. Bello, ci si bagnerà ora qui a passare.